Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di attualità politica e economia, realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Subito gli ospiti in studio quest'oggi: Carla Casciari, consigliere regionale del Partito Democratico, eh. e Claudio Ricci, anche egli consigliere regionale. In Buona serata. In questo momento eh, non afferente ad un particolare gruppo, ma parleremo con Claudio Ricci anche del suo eh, futuro e dell'aspetto civico della politica. Eh, Vorrei iniziare con un argomento che riguarda mh, soprattutto Carla Casciari perché eh, oltre alle commissioni istituzionali nell'Assemblea legislativa, quindi la Commissione Affari istituzionali, la Commissione Economia e la Commissione Sanità e Servizi Sociali, ce ne sono due speciali. Una è la Commissione Antimafia per <coughs> prevenire e analizzare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, presieduta da Giacomo Leonelli, e un'altra è presieduta proprio da Carla Casciari. Ed è la commissione che ha indagato sulla crisi di Umbria Mobilità, ma non solo di Umbria Mobilità, diciamo dei trasporti in generale, argomento che interessa molto anche il consigliere Ricci. Sono queste però commissioni a tempo e questa su Umbria Mobilità è appena scaduta. Dico bene, presidente Casciari, quindi è stato fatto anche un po' un bilancio di questa attività. E allora, che cosa emerge su, sulla crisi di Umbria Mobilità e direi anche. Del trasporto umbro. Sì, eh, grazie. Io sono stata, mh, ho presieduto questa commissione insieme a me la vicepresidente Maria Grazia Carbonari eh, del Movimento 5 Stelle e altri consiglieri. Eh, la commissione si è chiusa come da mandato dell'Assemblea legislativa, si è chiusa mh, eh, con la relazione che abbiamo portato in aula nella. Nell'ultima nell assemblea e eh, la presa d'atto di questa relazione è stato un lavoro, devo dire, eh, interessante, importante, di ricostruzione un po' a ritroso di quello che è successo nel trasporto regionale credo che sia servito un po' a tutti a partire dai membri di minoranza a capire quali, come si è evoluto anche la gestione del trasporto pubblico locale dal, forse negli ultimi 20 anni quindi a partire diciamo, dal 97 fino, fino ad oggi. Eh, intanto, con un passaggio di competenze dal Ministero eh, dei Trasporti alle Regioni, e questo naturalmente è stato recepito anche prontamente dalla Regione Umbria. Nel 1998 è stata redatta una legge regionale, e nel 2000, con eh, la um, eh, diciamo, nascita eh, della, di Umbria Mobilità, quindi dell'Agenzia regionale dei Trasporti, che ha avvocato eh, a sé tutti i contratti in essere eh, delle società esistenti che erano. Eh, di natura eh, diciamo, fondamentalmente private comunali e private eh, provinciali. Eh, alla regione, eh, la regione aveva eh, allora eh, solo la competenza diretta sulla FCU, quindi sulle ferrovie, e eh, invece facendo così ha avvocato a sé, ehm, visto che riceveva il Fondo Nazionale dei Trasporti, eh, la, ehm, diciamo, la, la governance in una società che è appunto Umbria Mobilità. È stato un, un, un percorso interessante perché abbiamo udito anche eh, gli amministratori delle eh, società eh, di allora. Penso all'amministratore di FCU, ma anche al um, direttore eh, Fagioli che eh, attualmente è in uh, forza Umbria Mobilità e anche all'attuale uh, amministratore delegato di Umbria Mobilità, uh, il, il dottor Ferruccio Bufaloni, che eh, è in duplice veste, uno perché è stato uno di quelli che ha portato avanti il piano di risanamento di Uma Mobilità e è perché ha è oggi l'attuale amministratore, quindi ci ha parlato di quello che è stato, di quello che ha trovato e anche di quello che è, è oggi Uma Mobilità che è una, eh, ha un asset un po' diverso da quello che era nella, nel 2010. Allora, il problema però qual è stato? Il buco su Roma, i servizi fatti lì e, e poi non pagati, perché questo è stato dal Comune di Roma. E dall'ATAC? Allora, questa è una delle cause. Naturalmente, c'è un'indagine contabile che è diciamo, in atto e eh, anche e quindi insomma saranno poi i magistrati a definire se ci sono responsabilità certamente il l'Odo Atac prima e eh, poi appunto una gara che eh, all'ora APM eh, avviò nel lontano 2008 e rinnovò nel 2010 quindi proprio all'alba all della nascita della nuova Umbria Mobilità che ne ha ereditato tutti i contratti eh, che sembrava appunto un appalto dalle uova d'oro perché ehm, eh, diciamo, portava in Umbria un costo chilometrico molto più elevato di quello che era invece il compenso chilometrico eh, da contratti in Umbria, si è rilevato invece eh, un, un contratto nel quale era difficile poi riscuotere quei compensi e quindi nel corso di due anni si è, diciamo, proprio per una mancata riscossione eh, da, da, da ATAC, quindi dal. Della, della società Roma TPL che operava per conto delle società umbre a Roma ha una difficoltà di scuotere che nel giro di pochi mesi ha portato un buco di quasi 50 milioni eh, di euro, che hanno pesato eh, insieme ad altri fattori che poi si sono, diciamo, tra, fondamentalmente ne, tutto tra 2010 e il 2011, e che hanno portato poi allora la Giunta eh, a scegliere di eh, diciamo cambiare rotta, quindi piano di risanamento e nuovo Consiglio di amministrazione. Chiedo un attimo di pazienza ancora a Claudio Ricci, perché vorrei un flash sempre da lei, Carla Casciari, perché ha fatto un sopralluogo col consigliere Marco Vinicio Guasticchi sui lavori che si stanno facendo sulla ex ferrovia centrale Umbra, che è ancora ferma, no? Quindi a che punto siamo e quando riparte questo trasporto? Allora, credo che ci siano due grosse novità, almeno a mio parere. Allora, intanto che la prima, la prima tranche dei lavori nel tratto Città di Castello Umbertide è chiusa, è terminata. Il cantiere si è spostato nella tratta sud della tratta nord, quindi da Umbertide verso Ponte San Giovanni, e eh, si concluderanno quindi i lavori di messa in sicurezza e soprattutto di ehm, diciamo, adeguamento ai nuovi standard dopo purtroppo la tragedia. Eh, che c'è stata in Puglia e che hanno, hanno innalzato anche nelle tratte regionali gli standard di sicurezza propri eh, di RFI e quindi delle ferrovie eh, nazionali. E la seconda grande novità di cui ha parlato anche eh, l'assessore eh, Chianella è che eh, è stato firmato un uh, decreto intermi interministeriale per cui invece la tratta Ponte San Giovanni-Terni eh, diventerà eh, di competenza di gestione RFI anche come eh, diciamo sedime, area di sedime quindi di proprietà RFI e eh, quindi eh, ci saranno anche le risorse perché RFI eh, attinge a un fondo nazionale per la messa in sicurezza di tutto il tratto fino a Terni e soprattutto eh, questa, diciamo, la rete Perugia-Terni eh, potrà servire come collegamento veloce eh, verso Roma con transito quindi anche di treni di competenza direttamente della rete nazionale. Quindi a settembre l'obiettivo è di riaprire la tratta regionale FCU quindi di competenza regionale con le scuole. Eh, e credo che sarà diciamo, un importante a questo punto, un'importante rete eh, di collegamento non solo regionale ma potrà assumere anche funzione di eh, rete nazionale e su Bene. questo è una grande scommessa nel quale la regione Umbra ha investito Bene, importante, importante anche la riapertura per settembre in concomitanza con le scuole Claudio Ricci, questo tema dei trasporti lei da quando ha messo piede nell'Assemblea legislativa è stato sicuramente al centro dei suoi interessi, delle sue proposte politiche. Eh, ve ne sono tante che portano la firma di Claudio Ricci, una mi ha colpito in particolare portare un treno all'aeroporto di Sant'Egidio, perché è uno snodo fondamentale. Obiettivamente in molte città quando c'è aeroporto, poi si sale nel treno, non solo nei eh, taxi. E, Via dicendo anche treni ad alta velocità, adesso abbiamo un Freccia Rossa che parte al mattino presto e collega Perugia con Milano, la parte di sotto però dell'Umbria non ha ancora grande transito di treni di questo tipo. E lei ha insistito con varie proposte, no? sul Freccia Bianca, sulla fermata di Spoleto, varie sono le ipotesi, allora vorrei sapere e vorrei far conoscere al pubblico che ci segue sia in televisione che in rete, quali sono le sue proposte, il, la sua idea per migliorare, rendere più funzionali, più moderni, più efficaci i trasporti, la rete dei trasporti che riguarda l'Umbria. Filippo Kotler, che come noto è uno degli esperti di marketing internazionale più importanti, spesso ricorda che un territorio si sviluppa se sono sviluppati non solo i sistemi di trasporto, ma oggi dovremmo anche aggiungere le reti telematiche. Internet veloce in forma fissa o mobile sarà una delle prospettive più importanti per i territori. Quindi, infrastrutture fisiche e infrastrutture immateriali. E Internet veloce senza fili, sin anche fornito gratuitamente, sarà uno degli elementi attrattivi dello sviluppo nei territori nei prossimi anni. E quindi più sono sviluppate le strutture, le infrastrutture di trasporto e più il sistema economico si sviluppa ed attrae opportunità. Sono molti i temi, ma credo che in Umbria ci sia un ritardo soprattutto nei sistemi ferroviari. In particolare mi riferisco, solo per dare qualche cenno a coloro che ci ascoltano, il raddoppio della Spoleto-Terni, quella infrastruttura ferroviaria è nodale per il sistema Umbro. Il raddoppio selettivo soltanto in alcune parti per quanto riguarda la tratta Foligno-Terontola e quindi conseguentemente anche la necessità di collocare una stazione ferroviaria all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria, il cui aeroporto Internazionale dell'Umbria deve essere adeguatamente sviluppato e potenziato. Noi spesso in Assemblea Legislativa stiamo sollecitando l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e la Giunta regionale affinché possano destinare maggiori risorse all'aeroporto per avere più linee aeree stabili annuali. E noi pensiamo che dagli attuali 250.000 passeggeri, quindi movimenti all'anno, si possa arrivare anche quindi con un forte indotto in termini turistici al raddoppio di questi numeri sino a circa 500.000 passeggeri all'anno. Per quanto riguarda invece i servizi, e vorrei anche citare per primi eh, quelli che sono i maggiori servizi che sarebbero necessari per il sistema di mobilità anche dei cittadini pendolari. Il piano regionale dei trasporti indica anche un numero: occorrerebbero almeno circa 20 convogli ferroviari aggiuntivi proprio per i servizi normali e dei pendolari. A questi però non possiamo non guardare all'alta velocità ferroviaria. Un primo passo è stato compiuto da Perugia verso Firenze, Bologna, Milano. Noi riteniamo che vi siano altre città da collegare con il sistema ferroviario ad alta velocità, il Freccia Rossa 1000 o convogli ferroviari affini, in particolare per collegare la città di Terni per collegare la città di Spoleto, nella quale da molto tempo abbiamo proposto anche di far fermare il Freccia Bianca che già transita, per collegare la città di Assisi e per dare quindi al capoluogo anche eh, due stazioni, come avviene in tutte le grandi città europee, una stazione ferroviaria all'aeroporto e una nel centro cittadino. Il nodo di Terni rappresenta un nodo importante e spesso è stato oggetto anche di un'audizione recente, vi sono convogli ferroviari che transitano nella zona di Orvieto, nella stazione di Orvieto, che potrebbero utilmente fermare per connettere questo che è un nodo comunque importante. Credo che tutto il sistema quindi delle infrastrutture dei trasporti possa essere adeguatamente potenziato, vorrei anche ricordare sul sistema ferroviario la variante ferroviaria Roma-Ancona con la possibilità di intercettare l'aeroporto e quindi anche delle zone del Eugubino e Gualdese, è certo un progetto di lunga prospettiva ma almeno che si cominci con l'analisi del sistema di fattibilità complessivo. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, credo che sarà importante nei prossimi anni completare la quadrilatero Umbria-Marche-SPA, migliorare la strada E45, completare la strada fra i due mari, Tirreno e Adriatico, la E78 e più in generale anche credo che l'Umbria debba potenziare il sostegno alla provincia e ai comuni, come già sta facendo per poter migliorare le infrastrutture anche minori. Le famose buche nelle infrastrutture stradali credo che meritino un ulteriore livello di attenzione. Sulla ferrovia centrale Umbria, che è stata citata in maniera compiuta dal consigliere Carla Casciari, io mi auguro che nei prossimi anni si possa anche traguardare questa infrastruttura ferroviaria come una grande metropolitana, leggera, diffusa per tutto il sistema Umbro e anche utilizzando eh, convogli quali i tram-treni che oggi sono diffusi nelle principali realtà europee. L'Umbria è 900.000 residenti, potremmo dire che è una media città europea, piccola media città, però è una città diffusa. E quindi, l'idea è costruire dei sistemi infrastrutturali, economici, sociali, sanitari, che possano essere legati a questo modello Umbria-città diffusa, dove questa diffusione in piccoli luoghi è anche un elemento di qualità del sistema, però questi piccoli luoghi vanno correlati in maniera adeguata. Del resto se gli Umbri avessero maggiori servizi a disposizione probabilmente non saremmo più la prima regione per possesso e numero di automobili che circolano in strada e in certe ore del giorno nelle città Umbre ci si accorge di ciò. Ringrazio entrambi per aver approfondito in maniera molto elaborata la questione trasporti e cambio completamente argomento per parlare di una cosa che è più nella quotidianità dei cittadini e delle famiglie. Eh, approfitto anche di Carla Casciari, esperta sicuramente di welfare, e adesso c'è anche un piano sanitario mh, che la Regione naturalmente si appresta a varare. Quindi parliamo anche dei problemi delle famiglie. Comincio da qui: una proposta di legge che ha presentato Carla Casciari insieme al consigliere Giacomo Leonelli che riguarda i BES. Eh, chi ha la fortuna di non conoscere questa parola non ha bisogno quindi di avere un aiuto per quanto riguarda i bisogni educativi speciali dei bambini. È su questo che verte una delle cose più importanti: che sono, eh, non è ancora arrivata una proposta di legge in discussione in commissione sanità. Casciari, la vogliamo spiegare al pubblico? Sì, BES, per chi non, ha avuto, diciamo, come dire, il, non conosce l'acronimo, sta per bisogni educativi speciali. È una, appunto, una, serie, una serie di attenzioni per bambini che per varie ragioni hanno bisogno in qualche modo di avere a scuola un sostegno in più. Eh, non, sono vere e proprie, non sono solo vere e proprie patologie, quindi certificate eh, come patologie, ma sono disagi, eh, vanno appunto dalla dislessia, dalla disgrafia, dalla discalculia fino uh, all'iperattività che invece è eh, certificata, eh, passando anche da, un, per esempio, da una difficoltà linguistica. Molti dei bambini eh, che arrivano anche diciamo in, a scuola Penso, magari, alla fine dell'elementario, o all'inizio eh, delle scuole medie, vengono appunto, arrivano in Umbria e hanno difficoltà eh, con la lingua. Quindi, è un insieme di percorsi e, e di piani naturalmente che vanno elaborati in un'equipe multidisciplinare per garantire al bambino. Non un vero e proprio eh, sostegno, ma dei, appunto dei percorsi eh, supportati da personale eh, ad hoc. Eh, quindi la nostra proposta di legge, eh, appunto, mh, come dire, cerca di dare una cornice anche istituzionale, c'è un piano nazionale che lavora su questo, probabilmente si arriverà presto anche appunto, a, una cioè a una circolare eh, del Ministero di Istruzione e Sanità. Eh, ma ma, eh, ci sembrava opportuno focalizzare appunto eh, l'attenzione anche a livello regionale sul disagio che a scuola subiscono i bambini ma anche gli insegnanti che spesso si trovano appunto con classi difficili tra virgolette anche abbastanza numerose e quindi non è semplice portare avanti insieme la classe quindi eh, questo è, mh, è iniziata già insomma, una, la partecipazione insieme a questa legge c'è anche una legge eh, invece che riguarda mh, un altro tipo eh, di eh, diciamo di, di tema che è quello della iperattività nei bambini l'hdhd eh, che insomma in qualche modo ehm, si, 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 si compongono. Si, si, si completano. Ehm, quindi è un tema molto che la terza commissione, devo dire anche nella sua attività, terza commissione di cui faccio parte, eh, ha molto caro, quello appunto, del disagio in senso lato. Okay, le cifre, tra l'altro, sono in forte costante aumento di questo tipo di disturbi. Non so se è la parola giusta per <coughs> definire questo, perché non sono certamente delle malattie, sono. Dei mh, disturbi appunto che devono essere seguiti in maniera particolare. Ci sarà anche la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale, quindi, ovviamente, per, per realizzare un progetto di questo tipo. Eh, sì, certo. Tipo. Nel caso della, dei DSA, quindi di, disturbi specifici dell'apprendimento, eh, la regione Umbria è stata un po' una regione all'avanguardia perché eh, ha portato avanti già. Negli anni trascorsi ehm, dei percorsi di diagnosi precoce, questo è anche uno dei temi eh, diciamo, all'ordine del giorno e anche il, il fatto per il quale in Umbria eh, c'è un'attenzione particolare, una sensibilizzazione del mondo della scuola perché il bambino che eh, viene in qualche modo inquadrato con una difficoltà eh, entro, il secondo, entro la seconda elementare ha tutto il tempo per recuperare e eh, per avere gli strumenti necessari a farlo andare avanti eh, da solo semplicemente appunto con degli strumenti compensativi quindi eh, ecco perché eh, i numeri in Umbria sono anche numeri elevati perché c'è una, stata una sensibilizzazione sul tema Claudio Ricci non fa parte eh, come membro effettivo della commissione sanità e servizi sociali ma è quasi sempre presente ho visto con i miei occhi un suo impegno specifico anche in uh, questo campo e sta per arrivare forse ci vorranno ancora dei mesi, non lo so, ma c'è un nuovo piano sanitario regionale che dovrà essere proposto, discusso, partecipato, come si dice, cioè portato a conoscenza di tutte le parti che compongono la Regione. Lei che idea si è fatto? Quali sono le cose che più servono, che non ci sono in questo momento e che è indispensabile che la Regione metta nero su bianco e quindi istituzionalizzi, legiferi? Per coloro che ci stanno ascoltando... È bene ricordare che nel bilancio complessivo della Regione Umbria la sanità rappresenta circa il 70% delle entrate complessive, quindi poi degli investimenti in termini di servizi, quindi è un tema fondamentale. Credo che si parte dal modo di gestire la sanità. Le due aziende ospedaliere di Perugia e di Terni e delle due ASL di Perugia e quindi la ASL 1 e del Ternano, la ASLA 2, debbono sempre più queste quattro strutture connettersi fra di loro e collaborare in maniera più efficace ed efficiente. Questo è un primo punto essenziale, unitamente a maggiori investimenti in quella che è la medicina del territorio, i distretti ospedalieri, i medici di medicina generale. Il comparto delle farmacie, tutti quei sistemi territoriali, inclusa la diagnostica e la prevenzione, che possono fare da filtro affinché nei grandi ospedali e in quelli di maggiore specializzazione si vada solo quando necessario e quindi potenziando anche i piccoli ospedali per una serie di servizi che possono essere adeguatamente sviluppati nel territorio. A questo si aggiungono temi eh, direi importanti come la riduzione dei tempi di attesa per gli esami e le visite sanitarie, altro tema importante che può essere raggiunto anche qui se si eliminano sprechi, inefficienze e si utilizzano al meglio le risorse disponibili. C'è uno studio della Fondazione Gimbe, una fondazione indipendente, che ci ricorda che nella sanità, non solo Umbra, ma in generale, noi potremmo meglio utilizzare il 15-20% delle risorse. A questo io aggiungo anche il tema della necessità di creare una centrale unica di acquisti in tema sanitario e dei servizi sempre più potenziata, oggi si centralizzano gli acquisti solo per il 57%, si può crescere su questa percentuale unitamente anche allo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, unitamente alla logistica dei farmaci, a tutto quel sistema quindi che può determinare il miglioramento dei servizi e l'ottimizzazione complessiva di questo ambito. Concludo dicendo, si citava il servizio eh, sociale nella regione Umbria, che tra l'altro viene erogato attraverso le 12 zone sociali nelle quali partecipano anche i comuni in questa azione importante. Io credo che nei prossimi anni i piani sanitari dovranno sempre più connettersi con i piani sociali. Sono due temi anche per fortunatamente la maggiore età media della popolazione, questo vuol dire anche vivere di più, ma questo porta anche ulteriori tematiche per cui il fattore sociale deve essere sempre più connesso con i temi sanitari, guardando all'assistenza domiciliare come un altro degli elementi importanti di un complesso di servizi che mi auguro sul quale la Regione ha già compiuto dei passi significanti, ma nei quali si può ancora raggiungere un obiettivo sempre più di efficacia, di efficienza, per servizi che diventano sempre più essenziali. Siamo proprio agli spiccioli di tempo. Io mh, mi ero appuntato un altro argomento: mh, a più riprese, sono entrati in questo palazzo. Per far sentire le loro ragioni, le loro necessità, le loro urgenze. Molti agricoltori, imprese agricole che hanno lamentato mancati ritardi nei pagamenti di Agea, che per chi non lo sapesse è l'agenzia delle erogazioni in agricoltura. Lei ricci ha preso subito eh, questa causa. E a che punto siamo? Brevemente perché il tempo è scaduto, ma il tema è importante. Cioè questi agricoltori dicono che in Umbria non sono pagati, nella vicina toscana li prendono prima. Nel prossimo Consiglio regionale porterò una interrogazione a risposta immediata su questo tema. La GEA è un ente pagatore, è una struttura di tipo informatico che quindi dovrebbe svolgere velocemente servizi per pagare le imprese agricole che in particolare chiedono risorse nel piano eh, ovviamente di sviluppo rurale della regione Umbria. Che Peraltro è finanziato anche dall'Unione Europea. Io chiederò con questa interrogazione a risposta immediata che i rappresentanti del Consiglio regionale dell'Umbria chiedano, oltre a quello già svolto dall'assessore Condelega, un incontro ufficiale presso la sede di Agea per davvero dare incisività e risoluzione a questo problema che sta mettendo in difficoltà molte imprese agricole, anzi in, in alcuni casi, sin anche ponendole a rischio di sopravvivenza perché sono fondi essenziali per lo sviluppo di queste imprese fondamentali per l'Umbria e anche per tutto il Paese. Spesso noi pensiamo al turismo e io ne parlo spesso. Ma teniamo conto che in Italia solo un addetto su 11 lavora nel comparto del turismo, certo potremmo fare molto di più, ma ancora questo è un paese fatto da imprese agricole, imprese artigianali, fatto da industria, fatto da servizi, fatto da commercio e questa è una filiera che dobbiamo sempre più sviluppare e porci le nostre attenzioni. Una battuta flash eh, Casciari: perché se smettono le imprese agricole è un problema che riguarda tutti perché crolla proprio il territorio se non c'è un presidio montano di allevamento, di pascoli, di pastorizia, tutto quello che riguarda. Sì, cioè. è un tema che la Giunta insomma, ha fatto proprio. L'avete visto anche, penso, nella stampa ci sono stati anche incontri ufficiali con AGEA. Eh, credo che ci sia un problema tecnico di AGEA che è stato diciamo, chiesto a manifestazione giunte di dover e di, di voler risolvere in breve termine, perché appunto molti degli agricoltori eh, anticipano eh, appunto i fondi eh, del PSR, sapendo che sono eh, naturalmente destinatari eh, di, di, di fondi del PSR. Questo mette in difficoltà anche i loro rapporti, eh, naturalmente, con le banche. e eh, Quindi, la necessità eh, di essere veloci. Eh, C'è un tema anche appunto legato al fatto che la regione Umbria è stata una delle regioni che ha speso di più e prima, quindi, diciamo. Questo carico di insolvenza si sente in modo più, più, più forte, più incisivo e quindi eh, la trattativa che è in corso eh, con Agea, eh, eh, mi, il consigliere Ricci mi trova eh, d'accordo, deve coinvolgere tutti in modo tale che si sblocchi questo vulnus diciamo, tecnico che impedisce. Eh, agli agricoltori di ricevere poi finanziamenti. Bene, devo fermarmi, il nostro tempo è scaduto, ringrazio i consiglieri, ringrazio voi che ci avete seguito da casa, appuntamento alla prossima settimana.